Il primo intervento architettonico di Alberti è costituito dal rifacimento della chiesa gotica di San Francesco a Rimini, detta anche Tempio Malatestiano, per volontà del committente Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore della città. Alberti incapsula l'edificio in un involucro in pietra d'Istria, senza curarsi molto di quanto già esisteva. L'opera rimase incompiuta, ma la medaglia per la consacrazione della chiesa conserva il progetto originario. La parte superiore della facciata avrebbe dovuto essere coronata da un fastigio. Dei semitimpani ad andamento curvilineo l'avrebbero raccordata con la cornice sottostante. Una grande cupola emisferica, infine, avrebbe completato l'edificio. Nel Tempio Malatestiano, Alberti creò la prima facciata di chiesa rinascimentale, riferendosi a modelli dell'antichità romana, in particolare agli archi di trionfo, a quello di Augusto a Rimini e al romano arco di Costantino. Un alto basamento, simile a un podio, sostiene le semicolonne caratterizzate da un plinto molto alto e da capitelli compositi con teste di cherubino. Quella centrale accoglie il portale timpanato circondato da festoni e da un ornamento di marmi antichi prelevati da edifici di Ravenna.